Nuovo blitz dell'USB di Cosenza presso la sede dell'ASP per l'avvertenza degli OSS idonei della graduatoria a tempo determinato, avvertenza che si protrae da oltre un anno e mezzo e le chiamate, come ha dichiarato Caterina Falanga dell'USB, sono bloccate da dicembre 2023, nonostante ci sia in organico personale assente per congedo straordinario ex articolo 42 decreto 151. Assenti per malattie di lungo periodo e soprattutto molte persone, così come sta venendo fuori da diversi mesi, sono assunte con il profilo di operatore sociosanitario, ma in realtà si è scoperto che svolgono altre mansioni, tra cui mansioni amministrative, quindi le corsie di fatto sono vuote e il tempo determinato autorizzato dalla stessa regione con la legge numero 24 l'anno scorso a maggio serve per colmare queste carenze. La questione è stata portata nuovamente sul tavolo del commissario dell'ASP di Cosenza, Antonio Graziano. In realtà abbiamo fatto una comunicazione ufficiale al presidente Occhiuto, nonché commissario alla sanità, non abbiamo ricevuto risposta. Questo perché spesso siamo stati accusati di utilizzare dei metodi poco democratici. La verità è che la politica non vuole ascoltare la voce degli ultimi, spesso e volentieri. L'USB chiede in sostanza che la questione aggravata e resa confusa dalla stessa regione venga risolta. E che arrivi una circolare all'ASP di Cosenza nella quale nero su bianco si dica che questa graduatoria non solo serve e ha urgenza anche di scorrere, ma che ha piena legittimità perché l'anno scorso sono state prorogate tutte le graduatorie attive dall'anno 2021 e anche questa.